negli episodi precedenti di questa avventura è tutto cominciato a inizio mese cercando di capire chi sono e trovare il mio posto. Siamo partiti insieme alla mia ragazza Kelsey per un'avventura verso il Canada. Dopo aver fatto provviste ed esserci fermati ad un drive-in sulla strada, stiamo per continuare a macinare chilometri per arrivare in un luogo remoto. Corsettina al mattino, fatta. Kelsey sta ancora correndo. Doccina. A few moments later. Colazione. Hanno giusto due cosettine, dei muffin, dei bagel, caffè e succo. Decaf o decaf coraggioso? Succo di frutta, caffettino. E ora andiamo. Ok. Direzione Six Flags per fare un video sul secondo canale, Ephraim Adventure. Vedrete tutto il parco ovviamente sul canale dei parchi. Giornata non bellissima, ma speriamo migliori. Ufficialmente arrivati a Six Flags. Switcho all'altro canale, ci vediamo questa sera quando usciamo e ripartiamo. Abbiamo ancora un po' di viaggio da fare in realtà oggi, ma per ora ci dedichiamo al parco. Much later. Abbiamo appena fatto quella. How was it? I haven't been that scared in a while. So that like, took me by surprise. Ora andiamo a recuperare la macchina e abbiamo un'ora e mezza di viaggio, sempre verso nord, quasi al confine del Canada. E domani passiamo in Canada poi. Ora andiamo a recuperare un po' di cibo. Ok, e per la seconda sera di fila Panera. L'America è un posto particolare, cioè ci sono anche dei posti un po' più tipici, però hanno i diner, hanno le robe cicciose. Se vuoi mangiare un po' più salutare ci sono dei posti tipo questo che ha le zuppe a un buon prezzo e quindi è per questo motivo. Poi proveremo un po' di cibo particolare più avanti, ma insomma. È di nuovo Panera. Guardate che bel tramonto che c'è laggiù. Questo motel è proprio sul lago. Siamo appena arrivati e questo è il lodge dall'alto con vista sul lago. Fichissimo. E poi questa è la stanza, che è una stanza molto da motel americano, come al solito, ma c'è anche una cucina qua. Tavolino. Oh, this bed is huge. Oh, hai ragione. È gigantesco questo letto. Macchinetta del caffè, aria condizionata, frigo. Questo qua c'è il bagno, vediamo. Beh, normale, semplice. Mi sembra anche pulito comunque alla fine dei conti. Quindi, ottimo. Ah, puoi controllare sotto se ci sono... Ok, tutto bene. Niente serial killer. Qua si può chiudere. Diners e... non lo so, è un coso di Guy Fieri. Guardate come si alza il volume da questo. Abbassi e alzi. Cioè, spingi su o giù. È molto meglio che premere 100.000 volte lo stesso tasto. Ora del cibo, ho due zuppe diverse, abbiamo del pane gluten free, del chips, dei wafer gluten free. Ok, buon appetito. Buon appetito. Preso tutto, ora direzione Canada. Meraviglia qua fuori. Devo dire che è un bel motel comunque. Vediamo come sarà il passaggio al Canada. Di base non servono più Covid, robe da compilare, niente. Basta in teoria andare alla frontiera. Vediamo. Siamo quasi alla dogana in Canada. Vediamo cosa succederà. Succederà? Succederà. What's gonna happen? Oh. Ufficialmente entrati in Canada. È stato abbastanza veloce, ho fatto giusto due domande. Se avete armi, era la cosa che gli interessava di più. E poi e basta in realtà. Ha messo il timbro sul passaporto e siamo ufficialmente in Canada, non più negli Stati Uniti. Ora andiamo a Montreal e vediamo un po' cosa succederà oggi. 44 minuti fino a Montreal. We made it! Bonjour! Finalmente tutto calcolato in chilometri di nuovo.
prima volta su suolo canadese. Tra l'altro questa è la parte francese del Canada, che ora andiamo velocemente ad esplorarci. Questa è Montreal e devo dire che arrivando mi dà delle vibe di Torino, Milano, cioè città europee, in realtà più in generale le classiche città europee, con qualche sprinkle di America. Cioè questo è molto Politecnico di Torino. È affascinante, cioè un mix di culture interessanti. Più parlano francese qua, ma anche inglese lo capiscono ovviamente senza problemi. Più vai al nord, più è francese. Però è interessante. Cioè guardate, questa è diventata Parigi improvvisamente. Questo è un po' tipo Milano. Ora stiamo andando verso la parte un po' più antica e storica, centrale. Abbiamo in realtà solo 3 ore qua, però un girettino al volo andava fatto. Vediamo. E poi arriviamo in Cina. Wow, questo è il palazzo della Icor. Modalità turista on. La città è confusa sulla sua identità. Questo è tipo uno scorcio di Londra con i palazzi moderni e le case più antiche. Ci sono anche un sacco di negozietti carini. Stampe da appendere al muro vintage. Belli questi. Che spettacolo. Poi hanno Groot, Topolino. Oh, tutte le macchine da cucire. Ah, i carioni di Totoro, La La Land. Ed eccoci alla Notre Dame. All'interno fanno anche uno show di luci e l'ingresso costa $14 canadesi. Alla fine è simile alle nostre, molto classica. Però bella. Effettivamente assomiglia a Notre Dame. Questo è un caffè tipo in una cattedrale, vediamo. Ma noi non ci fermiamo qua. Nel senso che è un po' più turistico, un po' più... Andiamo a cercarne uno sul molo. Abbiamo visto che dovrebbe essere niente male, dovrebbe avere anche del buon cibo, buon caffè. Però è bello questo. Si chiama Cru Café, se vi interessa. Cioè anche i prodotti sembrano tutti molto belli. Ho preso uno scones, che non so cosa sia. Ok, ice latte e poi ho preso questo che non so esattamente cosa sia, scones. Che si è preso un pane al cioccolato, gigante. E tipo un pezzone di pane. Non lo so, non è un granché. Tra l'altro questo caffè è senza laptop. Interessante. Ok, proseguiamo. Andiamo verso il fiume. C'è anche un parco divertimenti Six Flags, appena diventato Six Flags tra l'altro, su un'isoletta qua davanti, in cui non andremo, non farò un video. È molto simile a quello in cui siamo appena stati. Eccoci al porto praticamente, anche se è solo un fiume, con la ruota panoramica e tutta la passeggiata. Quello dovrebbe essere il ponte che abbiamo attraversato prima. Bello. Ecco la ruota. È tutta sì una camminata con un po' di cibo. Questo dovrebbe essere il municipio. Chiesa, una delle più antiche, costruita nel 1771. Ok, direzione verso Ottawa, ma stiamo andando nel mezzo del nulla. Ho prenotato un posto per stanotte che è assurdo. Hey, do you feel at home? Milano. Siamo arrivati a Milano. Canadian McDonald's has poutine. Questa parte è molto nordica come stile. Macchina bassa comincia ad essere problematica. Ci fermiamo veloce a un supermercato per prendere qualcosa per cena e poi proseguiamo. Siamo nel mezzo del nulla. Polpa di mela. Non penso abbiano nulla per cucinare. Ah no, in realtà hanno qualcosina qua. Interessante. Ah, hanno anche della pasta. Questo? Ah, per il pad thai. Thank you. Ok, ho preso queste cose qua. Qui c'è un po' di broccoli, non so conditi come. E poi del riso. Così abbiamo qualcosina. This is, I don't know what it is. It has broccoli, but I don't know. Oh, ottimo. Qua finisce la strada asfaltata e comincia lo sterrato. Bene, la macchina giusta per questo. Ok. Amaro, fai la brava. Noi proseguiamo. Per di qua.
Bene, sapete cosa significa una barca, vero? Direzione drago. Ma questo lo vedrete nel prossimo episodio.